Buongiorno, dottoressa Filomena Pietrantonio, lei è responsabile per le cure con gli anticorpi monoclonali del nuovo ospedale dei Castelli, del NOC, e peraltro è anche appunto responsabile della medicina interna, sempre qui in ospedale. State curando insieme alla dottoressa Enrica Cipriano, anche lei appunto che si occupa delle terapie con i monoclonali, il trattamento per pazienti che è iniziato in questo ospedale per pazienti Covid, che è iniziato l'8 aprile. Quanti sono stati i pazienti in trattamento e in che cosa consiste il trattamento con gli anticorpi monoclonali di cui tutti abbiamo parlato in questi mesi, ma facciamo chiarezza per capire come funziona. Allora, buongiorno a tutti. Noi siamo attivi appunto dall'8 aprile e fino ad ora abbiamo fatto 78 pazienti che provengono dal loro domicilio, ma noi abbiamo anche la somministrazione di monoclonali nel reparto Covid, quindi abbiamo fatto un'altra decina di pazienti, quindi siamo a oltre 80-82 pazienti, quindi siamo vicini ai primi 100, che è un numero rilevante considerando che nel Lazio sono stati somministrati fino ad oggi 2.300 dosi, di cui circa un migliaio in due centri molto importanti, quindi in due grossi centri, il resto si divide negli altri 12 centri, oltre al nostro, perché in tutto siamo 15, quindi noi siamo ampiamente al di sopra della media della somministrazione dei monoclonali nei centri dei monoclonali del Lazio e questo ci rende molto orgogliosi, anche perché la nostra azienda sta partecipando molto attivamente nella lotta contro il Covid a tutti i livelli, quindi a partire dalla vaccinazione, trattamento, subintensiva Covid, prevenzione con tutte le misure di prevenzione e anche la somministrazione dei vaccini, quindi noi veramente siamo impegnati a 360 gradi. E attualmente con le nuove indicazioni si è allargata molto l'indicazione per la somministrazione dei monoclonali. Noi volevamo sottolineare che la cosa importante è che la somministrazione va fatta nei pazienti che hanno dei sintomi, anche piccoli, quindi pazienti che iniziano a manifestare la malattia, perché l'obiettivo della somministrazione dei monoclonali è proprio quello di ridurre l'impatto della malattia sui soggetti che vengono colpiti. Attualmente abbiamo anche l'indicazione chiaramente in pazienti vaccinati e quindi a maggior ragione diciamo è importante che ci siano dei sintomi perché sono pazienti che in linea teorica avrebbero le risorse per rispondere alla malattia. E per noi, diciamo, noi abbiamo elaborato un protocollo, siamo in collaborazione stretta con il territorio, quindi sia con i medici di medicina generale, arrivano segnalazioni tutti i giorni. E adesso stanno aumentando in maniera sensibile proprio con le indicazioni, nuove indicazioni della cabina di regia che comunque ci sta sicuramente dando un ulteriore supporto nell'identificare precocemente pazienti che sono eleggibili per la terapia stessa. Probabilmente adesso quello che è molto importante è sensibilizzare le persone per dire che comunque è una terapia a disposizione. Se hanno pochi sintomi, comunque sono eleggibili, secondo le indicazioni che poi adesso la dottoressa Cipriano ci espliciterà più chiaramente, ed è importante capire che è una terapia innovativa che è messa a disposizione, quindi è molto importante che questa malattia non faccia il suo decorso in maniera importante, in modo tale da uscire tutti il più rapidamente possibile da questa fase.